Per l'umanità inizia una nuova era. Sette diritti capitali è la nuova frontiera. La situazione sociale in Argentina, per dirla in breve, è drammatica. Il ministro dello sviluppo, Daniel Arroyo, ha detto che il problema non è tanto il fatto che si sia raggiunto già il 50% dei poveri nel paese, ma il fatto che i minori di 18 anni raggiungono il 72%. Il Consiglio Nazionale di Statistica e Censimenti, INDEC, ha riferito che il 49% della popolazione era sotto la soglia di povertà, con un aumento del 15% con riferimento allo stesso periodo del 2019. Il 58% della popolazione ha un qualche piano di sostegno da parte dello Stato. In un paese che tecnicamente è in default e che si dice di non poter pagare né il Club di Parigi, 90 miliardi di dollari, né il Fondo Monetario Internazionale, 420 miliardi. Inoltre, l'indice di indigenza si è attestato al 15% con riferimento all'8% della seconda metà del 19. La classe media è praticamente franato nella classe inferiore e tra la pandemia, la crisi economica, la maggior parte delle aziende sono andate via. Anzi, gli argentini cominciano a votare coi piedi, cioè l'anno scorso 1 milione sono emigrati. Più della metà della forza del lavoro è in nero e la disoccupazione con la miseria provoca uno stato di incertezza tale da rendere più facile il lavoro dei narcotrafficanti che si sono presi praticamente la seconda città del paese, Rosario. Nella periferia che circondano la città di Buenos Aires sembra non essere progredita dal 1950. Strade sterrate, mancanze di fogne, mancanza di acqua. Peggio è difficile da pensare. Nutrirsi, vestirsi, con un tè curarsi e istruirsi, un'assistenza legale, umanitaria, ricevere tardi, corretta informazione.